Allora adesso dovrebbe essermi arrivato il codice a 6 cifre, proviamo ad inserirlo. Nemmeno lui, il sindaco di Treviso Mario Conte, dall'alto delle sue competenze digitali e della squadra di dipendenti di Casugana, è riuscito così agilmente a scaricare il Green Pass, nonostante abbia terminato il ciclo vaccinale ormai da 3 settimane. Solo dopo aver scaricato l'app IO, quella dei servizi pubblici, ed aver richiesto lo SPID, l'identità digitale, e aver generato l'autocode, è stato possibile ricevere il certificato verde. Siamo arrivati al famoso Green Pass. È stata un'impresa molto complicata. Un'avventura per tutti coloro che non hanno ricevuto l'SMS con l'autocode dopo aver fatto la seconda dose, perché per generarlo è necessario contattare il numero 1500. I tempi di attesa si aggirano intorno ai 40 minuti. Mi metto nei panni della signora Maria o semplicemente dei miei genitori che se io non posso assisterli in questa operazione, come possono ottenere questo Green Pass? È stato complicato per chi, insomma, di tecnologia ne mastica abbastanza. Però devo dire che bisogna assolutamente trovare un sistema più snello. Dobbiamo evitare ulteriori restrizioni che in questo momento, ne è convinto Conte, sarebbero difficili da comprendere. Bene il Green Pass per il sindaco nelle situazioni in cui il rischio di assembramenti è evidente. Il virus sta correndo anche a Treviso. Serve un nuovo impegno alla responsabilità e alla collaborazione da parte di tutti. L'appello che faccio ai miei cittadini è che il Green Pass deve essere un cambio di mentalità, deve essere un'azione responsabile che ci vede tutti protagonisti. Abbiamo chiesto e abbiamo fatto un grande sacrificio vaccinandosi perché molti non l'hanno fatto a cuor leggero, molti non erano convinti, molti invece hanno, come il sottoscritto, ha deciso di fidarsi della scienza, hanno deciso di vaccinarsi e quindi io credo che non sia giusto in questo momento andare verso ulteriori restrizioni, coprifuoco, lockdown, dopo aver chiesto questi sacrifici da un punto di vista sanitario.